Grazie Presidente, onorevoli colleghi, come è noto tra qualche settimana Radio Radicale spegnerà la sua voce e questa chiusura chiaramente segnerà una ferita gravissima per il nostro Paese e la responsabilità chiaramente è da attribuire interamente a questo Governo. Radio Radicale ha contribuito in tutti questi anni, oltre 40, a rafforzare quella coscienza civile e democratica del nostro Paese. Ed è proprio in questa occasione che vorrei ricordare l'onorevole Marco Pannella, assieme al quale proprio nell'agosto 2013 mi recai nel cuore dell'Aspromonte, nel comune di Santo Stefano in Aspromonte, in una località turistica, Gambari ed Aspromonte, dove assieme proprio a Radio Radicale diedimo vita ad un dibattito importantissimo, dando voce ai sindaci, agli amministratori locali dell'entroterra calabrese, e ci fu un dibattito molto importante ed è proprio grazie a Radio Radicale che quei sindaci, quegli amministratori ebbero la possibilità di dibattere su tematiche che ancora oggi attanagliano il territorio. Parlammo di Stato di diritto, parlammo di scioglimento dei consigli comunali, parlammo della situazione delle carceri che ancora ad oggi, grazie anche a questo governo, ecco, insistono situazioni assolutamente gravi. E allora, ecco, il mio appello per il suo tramite, Presidente, è che questo governo possa immediatamente trovare una soluzione affinché la storia della stampa libera come Radio Radicale non possa avere ovviamente questa e non possa avere questa fine. Ecco, io credo che qui tutte le forze politiche devono necessariamente unirsi, appellarsi al Presidente della Camera e quindi per il tramite del Presidente della Camera al Governo affinché si possa trovare finalmente una soluzione. Grazie. Presidente, l'emittente Radio Radicale svolge da 40 anni un servizio pubblico, un'attività di informazione e di grande interesse. La recente scomparsa di Massimo Bordin, anima di Radio Radicale e straordinario conduttore della rassegna stampa del mattino, ha acceso ancora di più i riflettori sui rischi che la chiusura di questa emittente potrebbe avere. Massimo Bordin, profondamente radicato come era in una cultura di sinistra libertaria, ha sempre condotto la sua trasmissione con uno spirito libero, non conformista, insofferente alle direttive di partito, compreso il suo. E questo che abbiamo sempre apprezzato in Radio Radicale, talvolta magari non condividendolo, ma apprezzando sempre lo spirito, la tolleranza, l'analisi critica. Radio Radicale è entrata nelle case, nelle auto, nelle vite di tutti noi, raccontando la storia del nostro paese, dicendo di essere una radio di partito, in realtà essendo molto di più. Archivio storico del nostro Paese e inestimabile lavoro, non solo le sedute del Parlamento e quello del Consiglio Superiore della Magistratura, congressi di partito, associazioni, sindacati e i più importanti processi giudiziari costituiscono un patrimonio a cui non si può e non si deve rinunciare. La sopravvivenza della radio è oggi messa in discussione dalle scelte dell'attuale governo che ha deciso di tagliare sensibilmente i fondi all'editoria. È per questo che Forza Italia si batte perché venga garantita la prosecuzione dell'attività di Radio Radicale attraverso la proroga della convenzione fino ad oggi in essere, perché Radio Radicale è e sarà sempre una voce autorevole, aperta a tutti, sempre presente e cardine dell'informazione nel nostro Paese. Grazie Presidente, anch'io mi unisco a quanto affermato dal collega Cassinelli a proposito della situazione che a noi sta molto a cuore, in cui versa Radio Radicale. Vedete, è stato quasi commovente, toccante partecipare alla commemorazione di Massimo Bordin, a cui abbiamo assistito dai banchi di questo Parlamento qualche settimana fa. E quel giorno è stato un giorno però probabilmente pieno anche di ipocrisia, perché abbiamo sentito parecchi esponenti dei partiti che hanno contribuito comunque a rendere difficile, quasi impossibile, la vita di Radio Radicale, esprimersi a favore della radio stessa, oltre che esprimendosi con una commemorazione toccante nei confronti di colui che l'ha rappresentata per anni. Vede, oggi noi siamo qui a distanza di qualche settimana e a dimostrare che cosa? Che non ci siamo dimenticati della situazione in cui versa Radio Radicale, del fatto che noi ancora oggi vogliamo rivolgerci al governo affinché in maniera assolutamente responsabile e lungimirante possa contribuire a far sì che dal 21 maggio
Radio Radicale possa servire in maniera imparziale, super partes, tutti i cittadini italiani o coloro che vogliono beneficiare di quel servizio che ha sempre accompagnato Radio Radicale da oltre 40 anni. Oggi Radio Radicale noi la ricordiamo perché dal 76 o dal 77 ha trasmesso le dirette dalla Camera, dal Senato, dalle sedute della Corte Costituzionale, dal Consiglio Superiore della Magistratura. Oggi rischiamo che quel servizio possa essere bruscamente interrotto. Noi ci battiamo e ci auguriamo lo possano fare con noi tutte le persone che vogliono garantire la pluralità di informazioni a tutto il nostro Paese. Grazie. Grazie a lei, onorevole Bendinelli. Il gruppo di Forza Italia ha preso l'impegno di spendersi per che Radio Radicale, per questa voce libera, possa continuare a parlare, a farsi sentire. Lo fa dal 1976, Presidente, e questo governo per la prima volta vuole chiudere una voce libera. Vede, noi che abbiamo una formazione liberale pensiamo che possiamo non condividere delle idee, ma lotteremo fino alla morte perché tutti possono esprimere queste idee. Radio Radicale fa un lavoro particolare. Mette le sedute dei parlamentari in onda, lo fa in un orario dalle 8 alle 20 seguendolo e seguendo queste sedute parlamentari, per cui è evidente che anche la raccolta pubblicitaria, i fondi esterni sono difficili da trovare. Se il governo non garantirà la voce di Radio Radicale farà un grande danno al paese intero, ma soprattutto, Presidente, ho visto la commemorazione, ho sentito le voci rotte dall'emozione, anche quando poco tempo fa è mancato il direttore storico di Radio Radicale. E allora, Presidente, vede, i fatti, la legittimazione, la legittimità delle persone, l'autorevolezza deriva anche dal fatto che alle parole devono seguire i fatti. Allora, se il 26 maggio deve questa concludere, voce collega. Libera, e concludo, Presidente, questa, ma pochi secondi in più dedicati a Radio Radicale, a una voce libera, lei capisce che sono importanti. Sono già 30 in più, collega. Lei capisce che sono importanti, Presidente, la ringrazio e concludo. Quindi la voce libera di Radio Radicale il 26 maggio verrà chiusa da un governo che si dichiara del cambiamento. Ecco, se il cambiamento è chiudere le voci libere, credo che sia sicuramente il cambiamento in peggio, e quindi mi auguro che il governo, mancano pochi giorni, saprà rivedere la propria decisione. Grazie, Presidente. Ecco, colleghi, come vedete noi siamo ancora qui stasera. Come la collega Renata Polverini l'11 aprile aveva promesso a nome di tutto il gruppo di Forza Italia, a ribadire e a rinnovare il nostro impegno e sostegno a Radio Radicale. La convenzione a questo storico canale di informazione a tutela dell'editoria tutta, della libera libertà di stampa, di pensiero, di conoscenza. Radio Radicale svolge da sempre, tutti noi lo sappiamo, perché almeno una volta nella nostra esperienza parlamentare siamo stati chiamati o coinvolti da Radio Radicale. Svolge questo ruolo di servizio pubblico. È una di trasmissione delle attività del Parlamento e delle istituzioni. Chiunque noi riteniamo abbia a cuore la democrazia e le istituzioni democratiche Concluda. È destinato a combattere questa battaglia di libertà. Ora la minaccia alla libera informazione è reale e arriva da un governo che predica bene ma razzola male, anzi direi malissimo. Quindi, dalla volontà di aprire quella scatoletta di tonno in nome della trasparenza, il pericolo è quella di volerla sigillare. Mi scusi, Presidente, ma è stato difficile, le immagina, con questa ressa. La capisco. Noi non vorremmo che il 21 maggio, giorno in cui si interromperà la convenzione con Radio Radicale, diventi la giornata triste. Diciamo no a questo scempio e diciamo sì alla voce libera dell'informazione. Grazie. Domani saranno 10 giorni alla chiusura di Radio Radicale. Le forze parlamentari di opposizione, unendosi a tante voci della società civile, stanno continuando a denunciare il silenzio, l'arroganza, la iattanza, la cinica determinazione del governo e di questa maggioranza, a parte alcune lodevoli ma assai flebili eccezioni, perché la missione sia compiuta, spegnere Radio Radicale. Alla presidenza della Camera, all'onorevole Roberto Fico per il suo tramite, non ho sentito dire una sola parola su questo tema, una! Se non per dire in un incontro pubblico che la questione non afferisce, sic, alle sue responsabilità.
Ebbene, io non credo, Presidente. Radio Radicale in tutti questi anni è stata la voce del Parlamento, di questa Camera. Dal suo Presidente mi aspetto responsabilità, rispetto e voce per far valere le ragioni della libertà di informazione di fronte a una maggioranza e a un governo che ogni giorno fanno mostra non solo di disprezzarla, ma di negarla in maniera programmatica, da contratto, mi verrebbe fatto di dire. Se c'è un momento per prendere la parola e alzare la voce, è adesso, lo dico al Presidente Fico, per il suo tramite, perché tra poco più di una settimana quella voce, la voce di Radio Radicale, invece, potrebbe essere messa da voi definitivamente a tacere. Grazie. Ci troviamo oggi a fronteggiare una società più mossa ed esigente che non si sia mai stata nel corso di questi anni. L'iniziativa politica deve tenerne conto. Più ristretto poi è lo spazio nel quale esso si esplica, più difficile il suo svolgimento, più incerto il suo risultato e maggiore la carica di intelligenza e di distacco dalla quale essa deve essere fornita per non fallire alla prova dei fatti. Sono parole di Aldo Moro dall'intervento al congresso del suo partito del 1969, ma sono parole di una, vorrei dire, drammatica attualità, per la quale oggi noi ricordiamo il presidente Moro, nella giornata in cui un altro martire della nostra democrazia, della nostra Repubblica, del senso dell'aspirazione del riscatto delle popolazioni del Mezzogiorno come Peppino Impastato, veniva consegnato dalla cronaca alla storia. È il nostro pensiero di democratici nei confronti di due straordinari democratici. La ringrazio, onorevole Borghi. Questa mattina, durante la cerimonia che si è tenuta alla Camera, abbiamo ricordato in modo ufficiale e generale tutte le vittime delle stragi. Adesso voglio ricordare in particolare una persona assassinata il 9 maggio del 1978, nata e cresciuta a pochi chilometri da casa mia, a Cinisi, in provincia di Palermo. Sto parlando di Peppino Impastato, ucciso per mano mafiosa dopo che per anni l'aveva combattuta senza alcuna paura. Combattere a viso aperto la mafia nella Sicilia degli anni 70 poteva significare solo due cose: o essere un pazzo o avere compreso prima di chiunque altro la pericolosità di Cosa Nostra e volerlo trasmettere a più gente possibile in modo tale da impedire alla mafia stessa di poter crescere e prosperare. Peppino, quindi, più di ogni altra cosa, è stato in assoluto il precursore della lotta alla mafia. Voce libera, coraggiosa e valorosa, esempio per tutti noi che continua a vivere ogni giorno nel ricordo delle sue gesta e delle sue parole. Peppino Impastato, una vita contro la mafia, oggi per tutti noi un eroe della nostra terra. Grazie Peppino. Il 9 maggio del 1978 in via Caetania a Roma veniva ritrovato il corpo senza vita del presidente Moro. Oggi ricorre il 41esimo anniversario di quel tragico epilogo che non metteva a rischio la vita di uno dei più grandi straordinari personaggi culturali, politico e della storia civile del nostro paese, ma veniva inferta una profonda ferita alla struttura democratica di questo paese. Ci tenevo a ricordare con voi la figura del presidente Moro, che ha avuto un ruolo importante e fondamentale anche nel mio percorso di crescita. I suoi discorsi sulla costruzione della costituzione del consenso nelle società contemporanee, sulla crisi della forma partito, ma soprattutto sul rapporto tra diritto e morale, sono di una modernità sorprendente. Il mio pensiero oggi però va anche ad un'altra figura, la cui storia personale e professionale è legata indissolubilmente a quella del presidente Moro, il giudice Ferdinando Imposimato, che mi ha onorato della sua amicizia, e soprattutto i consegnamenti che custodirò sempre nel cuore. Qualche anno fa organizziamo un'iniziativa insieme nella mia università e ricordo ancora oggi quelle parole: non c'è futuro senza memoria, non c'è possibilità di rinnovare il paese se non diamo uno sguardo a quello che è il passato. Le Brigate Rosse, è vero, hanno solamente premuto il grilletto, ma i veri mandanti degli assassini dell'omicidio del presidente Moro sono stati altri. E il rapimento per eliminare il più grande statista che l'Italia abbia mai avuto non è solo additarsi alle Brigate Rosse, quindi tanti di noi hanno creduto per molti anni a questa finta verità, ma sarebbe ingiusto e sarebbe immorale nei confronti delle nuove generazioni continuare a perpetrare questi discorsi. Io la ringrazio, Presidente, e non prestiamoci mai ad occultare la verità. Grazie. Grazie. Presidente, era il 9 maggio del 1978, nel periodo dei cosiddetti anni di piombo, e questo Paese, per un atroce intreccio del terribile destino di due vite, fu sconvolto violentemente da due tragedie che avrebbero segnato profondamente la nostra storia.
La mattina di quel giorno, in via Caetani, all'interno di una Renault rossa, fu ritrovato il corpo senza vita del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, l'uomo riconosciuto, oltre che per il suo grande impegno politico, come colui che ha sempre creduto nel principio di libertà, di diritti, di democrazia per ogni essere umano, sequestrato 55 giorni prima e ucciso senza pietà dalle Brigate Rosse. A Palermo, la stessa mattina, venne comunicata la morte del temerario giornalista di Cinisi, Peppino Impastato, colui che si era speso senza paura per denunciare ai microfoni di Radio Out gli illeciti di Cosa Nostra e che, imbottito di tritolo, venne fatto saltare sui binari della Palermo-Trapani per mano della mafia. Due città ferite nella propria anima, un paese trafitto al cuore senza pietà. Due figure simbolo di impegno civile e morale ci lasciavano tragicamente, provocando una ferita indelebile che avrebbe per sempre segnato le nostre coscienze. E nulla fu più come prima. Nel 2015 il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella disse che ricordare significa anche non rassegnarsi mai nella ricerca della verità. Io aggiungo che ricordare significa non arrendersi, significa mantenere alto il valore della giustizia e della moralità. Ricordare significa esistere e resistere. E noi non dimenticheremo di certo, perché solo attraverso la memoria saremo in grado di portare avanti l'impegno di mantenere il vivo il sogno di libertà di uomini valorosi che hanno fatto grande questo paese. Grazie. Io volevo parlare su Radio Radicale, ma gli interventi dei colleghi, specialmente in ricordo di Peppino Impastato, non possono non riportare un collante di questa storia. Lo dico ai colleghi 5 Stelle che hanno raccontato e hanno ricordato la storia di Peppino Impastato, di una radio Cinisi, di una radio che parlava di Tano seduto, che raccontava la verità. Ecco, allora colleghi, di quell'esperienza e di quella storia bisogna fare profitto nel tempo attuale. È quello che questo governo, specialmente il Ministero da voi guidato, sta facendo nei confronti di Radio Radicale, è la uccisione di una delle poche voci libere che questa democrazia ha sempre avuto. Una storia di conoscenza, una storia che ha avvicinato la gente alla politica e alle sue vicissitudini. Tanti di noi sono cresciuti ascoltando la mattina con la sveglia Massimo Bordin nella sua rassegna stampa. Peccato, peccato voler chiudere quella voce, perché proprio se quelle esperienze e quelle storie educherebbero diversamente le nuove generazioni. Mille Radio Radicali più che Facebook e social, colleghi. È notizia di oggi che il Tribunale Civile ha dato ragione ai presidenti dell'Arcigay Roma e Gay Center per aver in qualche modo censurato delle parole che incentivavano all'odio transomofobico durante delle trasmissioni appunto radiofoniche. A questo proposito io e il collega Alessandro Zan il 27 febbraio, quindi 2 mesi fa, abbiamo presentato un'interrogazione alla Presidenza del Consiglio per sapere cosa si intendesse fare per evitare che incitazioni all'odio omofobico potessero essere divulgate tramite canali di comunicazione così importanti come appunto emittenti radiofoniche private. Non solo siamo ancora in attesa di avere una risposta dopo 2 mesi, ma vorremmo anche sapere perché si vuole togliere voce a Radio Radicale, che ha sempre dato voce a tutto e a tutti, e poi non si condannano in maniera così forte espressioni omofobiche che vengono da radio private. Grazie. Presidente, poche ore fa a Torino, in occasione del Salone del Libro, un editore, il cui proprietario è Francesco Polacchi, l'editore si chiama Altaforte, ha pronunciato queste parole, anche se poi smentite, tutte le agenzie le hanno virgolettate: l'antifascismo è il vero male del paese, io sono fascista. Io penso che queste parole non siano compatibili con il nostro dettato costituzionale, il quale è un testo antifascista, come recita la 12ª disposizione finale transitoria che vieta la riorganizzazione del partito fascista, come recita la legge Scelba, che è l'articolo 5,
introduce in Italia il reato di apologia e di propaganda dell'ideologia nazifascista. Allora dobbiamo deciderci, al di là delle interrogazioni che noi proponiamo, è possibile che in questo Paese, a un livello istituzionale del governo, non succeda nulla di fronte alla recrudescenza di questi episodi e all'orgoglio con cui oggi chi si dice fascista pubblicizza il proprio pensiero in spregio alla Costituzione? Io voglio segnalare che questi sono episodi gravi, che non possiamo passare sotto silenzio. Il 5 maggio, Presidente, del 1981, all'età di 27 anni, moriva nel carcere di Long Cash, in Irlanda del Nord, Bobby Sands, l'onorevole Bobby Sands, perché nei giorni della sua prigionia fu eletto membro del Parlamento britannico durante uno sciopero della fame durato 66 giorni. Il più giovane membro di tutto il Parlamento in quel tempo, che in quell'aula non ci mise mai piede, e riuscì a portare la voce delle sofferenze e dei soprusi subiti dalla sua gente soltanto attraverso questo diario che è stato scritto in cella su pezzi di carta igienica. E non aggiungiamo altro. Prima e dopo di lui morirono, sempre a causa dello sciopero della fame, 22 prigionieri, e il sangue di entrambe le parti, cattoliche e protestanti, di migliaia di persone, bimbi innocenti compresi, si riversò sulle strade, sui verdi prati e nelle case di quella splendida terra in quegli anni di guerra ai confini del nostro continente. I Troubles, una guerra mai risolta, le cui conseguenze purtroppo si trascinano fino ai giorni nostri. Ricordiamo con affetto e preghiamo per Lyra McKee, giornalista di 29 anni, uccisa da proiettili di arma da fuoco durante i recenti scontri di Derry del 19 aprile scorso. Questo Parlamento, Presidente, deve vigilare affinché quegli anni bui e di terrore non possano tornare e condannare ogni forma di violenza e sopruso. Bisogna vigilare e approfondire gli effetti della Brexit su quel confine tra la Repubblica d'Irlanda, che si guadagnò la sua libertà, e l'Irlanda del Nord. Bisogna impedire che altre persone muoiano. Giovani come Lyra o il giovane Bobby, che lottava per il più importante e nobile dei valori, la libertà, e che ha avuto l'onore di salutare dove riposa, nel cimitero di Belfast, quando facevo parte del movimento giovanile della Lega, anche con alcuni ragazzi che adesso sono qui tra questi banchi, come il collega Cecchetti che era con me a Belfast qualche anno fa. Bobby, che negli ultimi giorni della sua vita scriveva così nel suo diario: se non riescono a fermare il tuo desiderio di libertà, non possono stroncarti. Non mi stroncheranno mai, perché il desiderio di libertà della mia gente è nel mio cuore. Ciao Bobby, il nostro giorno verrà. Oggi voglio dar voce ad una storia di solidarietà che merita di sopraffare l'indifferenza e l'esclusione che purtroppo ancora oggi attraversano il nostro paese. Una storia che accade a Palermo, dinanzi a quella che fu la casa di padre Puglisi, dove Biagio Conte, simbolo dell'impegno solidale, fa lo sciopero della fame e dorme per strada accanto a Paul, un ghanese che rischia l'espulsione dall'Italia, nonostante 15 anni fa sia arrivato nel nostro paese regolarmente su un aereo e con il passaporto, come qualsiasi altro cittadino del mondo. Pieno di speranze, Paul muove i suoi primi passi a Bologna, lavora come idraulico, ma scontrandosi ben presto con difficoltà lavorative decide di raggiungere la missione di speranza e carità di Fratel Biagio in Sicilia, dove offre le proprie competenze a servizio della comunità. La scorsa settimana però Paul ha ricevuto un decreto di espulsione, perché non avendo un contratto di lavoro non può rinnovare permesso di soggiorno. Condivido la battaglia di Fratel Biagio, che dedicando la propria vita a chi è solo e disperato costruisce da anni, giorno dopo giorno, relazioni e legami sociali inclusivi. Non possono essere più deboli a pagare per la mala gestione dei fondi a loro destinati, né per qualsiasi degenerazione morale irrispettosa alla dignità umana. Non può essere Paul a pagarne le conseguenze, non possono essere gli oltre 10, 100, 1000 Paul. Occorre colmare quelle fragilità sociali, culturali ed organizzative che innalzano muri fisici e culturali, come il muro del pregiudizio, temibile e terribilmente difficile da scalfire, ma contro il quale ci scagliamo con forza, sempre. Il pregiudizio
servizio lo conosco bene. Io sono siciliana e so che non tutti i siciliani sono mafiosi. Sono una politica e so che non tutti i politici sono corrotti. Sono anche una cittadina del mondo e so che non tutti i migranti sono delinquenti ed irregolari. So anche ciò che voglio fortemente, una società inclusiva e globale. Grazie. Grazie a lei. Mi rivolgo alla Presidenza per sollevare una questione davvero imbarazzante per un paese come l'Italia. In questi giorni, come è noto, è in programma l'inaugurazione della Biennale di Venezia e si leggono commenti davvero surreali, polemiche innescate dall'installazione della nave dei migranti. Barca Nostra, Presidente, è un'imbarcazione dove hanno trovato la morte 700 persone annegate in fondo al Mediterraneo. Quel barcone parla di una tragedia del nostro tempo. E qual è la funzione della cultura se non quella, come ha giustamente rilevato il presidente della Biennale Paolo Baratta, di smuovere le coscienze? La Biennale da sempre svolge questo ruolo, basti pensare alla Biennale del dissenso negli anni 70, con interventi che ci consentono di riflettere sul nostro tempo. E questa è la vitalità dell'arte contemporanea. Ma se le reazioni sono quelle che abbiamo letto sulla stampa, di fronte a parole sguaiate e rispettose, davanti a un simbolo di una tragedia, non si può rimanere in silenzio. Sarebbe opportuno che anche il Presidente della Camera pronunciasse parole per stigmatizzare quanto si sta registrando nei confronti di questa installazione. Ed è paradossale come su queste critiche si registri una sostanziale unità tra giallo-verdi, perché i commenti sia di esponenti della Lega sia del Movimento 5 Stelle hanno un solo obiettivo: criticare ciò che smuove le coscienze, probabilmente perché preferiscono un torpore che non lascia pensare. È motivo di orgoglio che l'Italia abbia recuperato questa imbarcazione dal fondo del mare, ma è motivo di orgoglio che anche la Biennale di Venezia la esponga per motivi culturali, perché l'unica cosa da non dimenticare è la tragedia, la vera tragedia delle vittime a centinaia di persone che cercavano un futuro migliore nel nostro paese. Grazie. Grazie. Presidente, una bambina in coma farmacologico in un ospedale di Napoli, ha 4 anni e si chiama Noemi. Un proiettile l'ha colpita lo scorso venerdì, una vera e propria ferita di guerra, l'ha definita l'equipe del Santo Bono, che è intervenuta immediatamente con una straordinaria competenza, con una meravigliosa sensibilità. Tutto il paese oggi è il fiato sospeso, l'emozione è grande, tutti aspettiamo una buona notizia, la prognosi resta riservata. Dall'aula di Montecitorio vorrei partisse un augurio e un auspicio per la vita di questa bimba, ma ancora di più proprio in questo luogo deve partire una riflessione seria, profonda. È possibile che in una grande città di questo paese si spari fra la gente e una bimba sia colpita in questo modo? Possiamo accettarlo? Sono cose che in uno Stato di diritto non possono succedere. Lo Stato deve riappropriarsi del controllo del territorio, lo ha detto opportunamente il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao, senza strumentalizzazioni e senza polemiche. Ma noi dal Ministro dell'Interno vorremmo risposte diverse, risposte operative. Bisogna recuperare il controllo del territorio, ci vogliono più uomini e risorse, ci vuole più impegno. La lotta alla criminalità organizzata deve tornare una priorità. Ci vogliono interventi seri, come nel passato è stato il modello Caserta. Un'attenzione costante, permanente, un presidio vero del tema e del territorio. Che camorristi si ammazzino fra di loro, ha detto Salvini. Evidentemente non si è accorto che si ammazzano fra di noi, in mezzo a noi, fra le nostre strade, e che sparandosi addosso un centimetro dalle nostre vite, ci finiamo tutti in mezzo, noi, i nostri figli, i nostri bambini, che non siamo in grado di proteggere. Allora, Presidente, meno propaganda, meno slogan, meno selfie, meno strette di mano e soprattutto più fatti concreti. E forza Noemi, forza, forza. Voglio rendere onore qui al lavoro che viene fatto dall'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti, l'ANED, che in particolare nella sua sezione di Firenze organizza tutti gli anni un viaggio. Quest'anno 800 ragazzi e altre persone da tutte le parti della Toscana per andare a Mauthausen che è stato l'ultimo campo chiuso nel momento della liberazione, il 5 maggio 1945. Noi ricordiamo sempre il 27 gennaio, la chiusura di Auschwitz. Ecco, ci furono molti altri morti nei mesi successivi. Ecco, tutti gli anni il 5 maggio a Mauthausen si ricorda l'evento e c'è una immensa manifestazione con persone provenienti da tutte le parti del mondo. Mauthausen è il luogo dove al cui cancello c'è un collare, c'è una catena con un collare
lì veniva tutti i giorni messo uno dei deportati che doveva abbaiare quando arrivava il generale comandante del campo. Ecco, i nostri ragazzi vanno lì, vivono quella storia, io li ho accompagnati un anno, ecco, è qualcosa che cambia la vita naturalmente, quindi è ciò che serve per la nostra democrazia, ricordare sempre, come il collega prima diceva, i fascisti erano quelli che aiutavano i nazisti a rastrellare le persone e a mandarle nei campi di concentramento. Ecco, credo che l'insegnamento tutti gli anni debba essere posto nuovamente ai nostri ragazzi e quindi avanti su questa strada che è della nostra democrazia. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grattoso. Il decreto legge 155 del 2012 ha proceduto alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e dettato la nuova organizzazione degli uffici giudiziari di primo grado, sopprimendo circa 30 tribunali, tra questi due in Liguria, i tribunali di Chiavari e Sanremo. In particolare il tribunale di Chiavari, che aveva un bacino di utenza di circa 160.000 persone, era tra i primi 10 tribunali in Italia per tempi di risoluzione delle cause. Tra l'altro l'immobile del nuovo tribunale, completamente finito e costato 14 milioni di euro, comprese le utenze evidentemente, era stato appena costruito e mai inaugurato. E non è mai entrato in funzione, quindi un classico esempio di sperpero del denaro pubblico. La soppressione del Tribunale di Chiavari di Sanremo ha rappresentato una grave perdita per il territorio e i disagi per la popolazione sono anche superiori, molto superiori, a quelli previsti e dopo anni ne possiamo dare testimonianza. Le ottimistiche previsioni su un agevole assorbimento da parte delle sedi accorpanti si sono dimostrate del tutto infondate e dei risparmi previsti, peraltro molto piccoli e a danno degli utenti, non c'è traccia. Dal contratto di governo siglato dalle forze politiche emerge la possibilità di venire incontro al territorio. Mi auguro, spero e vorrei evidentemente avere le rassicurazioni dal nostro guardasigilli che si possa fare qualcosa per questi tribunali anche non investendo ulteriori denari. La Regione Liguria recentemente in maniera ufficiale ha dimostrato interesse a questa soluzione dicendo che per Chiavari e per Sanremo era disponibile ad un intervento diretto. Quindi ora aspettiamo l'intervento del governo. I fatti accaduti al corteo del 1° maggio a Torino, nonostante siano passati già dei giorni, hanno lasciato comunque degli strascichi non solo nella città, ma penso che sia stata scritta una brutta pagina per l'intero paese. Perché vede, Presidente, mentre l'articolo 21 della nostra Costituzione sancisce il diritto alla libertà di manifestare il proprio pensiero, e tra l'altro la manifestazione è mossa da un principio cardine, principe della nostra Carta Costituzionale, il diritto al lavoro, il tutto si è focalizzato poi in una polemica sterile di stampo politico. In primis ci sono stati dei rappresentanti e militanti del Partito Democratico che hanno accusato di essere stati aggrediti verbalmente e fisicamente da alcuni esponenti del Movimento No TAV e anche da consiglieri comunali e regionali del Movimento 5 Stelle. Peccato però che, da quanto risulta tra l'altro da un video che circola in rete dal titolo La Cinghiata, ci sarebbero proprio le prove che sono state utilizzate delle cinghie, sì Presidente, proprio delle cinghie, da parte del cordone di sicurezza del Partito Democratico. Inoltre un membro dell'ufficio di presidenza, sempre del Partito Democratico di Torino, ha scritto, e cito testualmente, la polizia gli ha fatto assaggiare i manganelli, rivolgendosi ai teppisti No TAV accompagnati dai 5 Stelle. Poco dopo, mentre oltretutto la tensione aumentava perché la polizia stava cercando di fermare, le forze dell'ordine stavano cercando di impedire l'ingresso ai manifestanti, agli studenti, ci sono proprio delle foto emblematiche in cui si vedono dei consiglieri comunali di Torino di maggioranza con le braccia alzate
dove si sono frapposti tra le forze dell'ordine e i manifestanti per evitare un'escalation di violenza, esponendosi loro stessi a delle violenze perché sono stati manganellati, si sono procurati dei lividi e delle ferite. E per questo atto c'è chi, come il segretario metropolitano del Partito Democratico, ha definito vedere questa scena da parte della vicepresidente del Comune di Torino con le braccia alzate che gli faceva venire il voltastomaco. Ecco, questi atti, c'è un'evidenza chiara di come il gusto e la gioia per il manganello facile siano un po' il retaggio di un'epoca che sinceramente, Presidente, non vorremmo assolutamente più rivivere. Io ero presente personalmente al corteo. Grazie collega, siamo a 3 minuti, veda lei. Ok, e concludo dicendo appunto che ovviamente condanno ogni forma di violenza. Grazie. Presidente, vaccini sì o vaccini no? Bello scontro, dilemma sexpiriano di amletica memoria. Ieri ho portato la mia opinione ai Novax che manifestavano qui fuori, proprio di fronte a Piazza Montecitorio. Sono stato l'unico e l'unica è stata Forza Italia, il partito della e delle libertà. Movimento 5 Stelle, voi dove eravate? Cosa ho detto loro? Certo, i vaccini possono, anzi, sono utili. Danno ausilio a combattere alcune malattie, ma allo stesso tempo ho preso un impegno con Bogdan, danneggiato da vaccini. Mai più obblighi senza tutele, mai più obblighi senza tutele. Noi siamo per i vaccini, noi siamo per i vaccini, ma siamo anche per la tutela dei danneggiati da vaccinazione. Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molti lavoratori dell'Interport Sud Europa di Maddaloni Marcianise in provincia di Caserta in questo momento stanno protestando all'interno della struttura perché si trovano senza lavoro ormai da 6 mesi. La questione riguarda oltre 50 lavoratori del settore costruzione che operano nell'area sin dalle sue origini e che non hanno avuto la possibilità di stabilizzare il proprio rapporto di lavoro iniziato oltre 20 anni fa. Molti di questi operai hanno sempre lavorato con le ditte appaltatrici di lavoro edile e di adeguamento ferroviario e stradale nella struttura, ma ad ottobre scorso tutti questi appalti si sono bloccati per problemi finanziari dell'ISE che hanno comportato il mancato avvio dei cantieri di completamento della piattaforma intermodale. E così tutti gli operai hanno perso il lavoro. Con il passare del tempo la situazione già difficile si è andata aggravando perché circa 10 operai sono rimasti senza ammortizzatori sociali e gli altri 33 li perderanno nel giro di pochi mesi. Il perdurare di questo difficile stato di cosa ha fatto aumentare la frustrazione dei lavoratori che a fine marzo hanno deciso di organizzare un presidio permanente davanti alla ditta del gruppo Sanducci, l'unica ancora attiva con una parte edile della durata di pochi mesi, in cui lavorano 13 operai dello stesso bacino di crisi. Nelle settimane scorse la tensione è andata via via aumentando e venerdì per esempio è stato necessario ricorrere ai sanitari per un malore da parte di 2 lavoratori e stamattina la situazione è ulteriormente peggiorata e si è arrivato quasi allo scontro con le forze dell'ordine, delle forze di polizia presenti. I carabinieri, gli agenti di polizia e i finanzieri hanno forzato il blocco per far lavorare gli operai sul cantiere e un manifestante ha riportato una condizione al piede. Come portavoce del movimento e del territorio mi sono interessato da subito alla questione nell'offrire la mia solidarietà ai lavoratori in difficoltà e alle loro famiglie. Sono certo che il ministro del lavoro Luigi Di Maio non sarà insensibile al loro grido di dolore e aprirà presso il MISE un tavolo di crisi per risolvere in tempi brevi il problema. Grazie. Prendo la parola per ricordare all'Aula e al Paese che lunedì a Belluno ci ha lasciati Mario Fabbri, il giudice che mezzo secolo fa si occupò per primo del caso della strage del Vajont e che riuscì a provare le responsabilità del disastro che provocò quasi 2000 vittime. Con lui, forse per la prima volta, un potere forte, un Golia dell'economia, fu sconfitto da un Davide che era appena giunto in tribunale e che aveva con sé un'unica arma, la legge e la propria coscienza. La scomparsa di Mario Fabbri lascia un vuoto incolmabile per i bellunesi,
il suo rigore, la sua fermezza, il suo essere meticoloso e preciso nelle piccole cose sono le caratteristiche che hanno permesso a un servitore dello Stato di fare luce sulla peggior catastrofe della storia per il nostro Paese. Tanto più atroce quanto, come ha permesso di svelare l'inchiesta di Fabbri, fatta da uomini il cui sistema era diventato uno Stato nello Stato. Il ricordo di quest'uomo, mite e determinato, è oggi colmo di malinconia, per la consapevolezza che faceva parte di una classe dirigente raffinata, colta e capace di mettere gli interessi della collettività davanti ai propri. Grazie. Grazie Presidente, colleghi. Da mesi in quest'Aula ho portato la voce della mia città, Afragola, una città che ha vissuto una recrudescenza criminale apparentemente inarrestabile. In questa stessa Aula, oggi, desidero ringraziare le nostre forze dell'ordine e i carabinieri che ieri ad Afragola hanno permesso la cattura di un latitante, Giuseppe Monfregola, ritenuto boss di un clan locale. Proprio qui dentro ho reclamato la presenza dello Stato e lo Stato ha dato una sua prima risposta. È un arresto importante perché dice a tutti che lo Stato c'è, che ci fa sentire meno soli e più protetti in questi mesi difficili e in questi giorni ancora più dolorosi dopo il tentato omicidio della piccola Noemi. A lei e alla sua famiglia va il mio pensiero e la speranza di sapere al più presto che è fuori pericolo. Dovremo tutti sentirci sicuri e protetti nelle nostre strade, sulle nostre piazze, tastare con la mano la presenza di una giustizia giusta e di una società così forte da non aver più bisogno delle mafie. E ieri i carabinieri hanno trasmesso proprio questo messaggio. A questa risposta dello Stato tutti noi dobbiamo dar seguito e per questo voglio che giunga forte il nostro grazie a chi ogni giorno lotta per questo terribile male. Grazie. Grazie. Colleghi, il mio primo maggio ho deciso di trascorrerlo a Parabita, in provincia di Lecce, a manifestare al fianco dei cittadini, perché il messaggio che lì deve arrivare richiede forza, coraggio e soprattutto determinazione. La campagna elettorale di uno dei tre comuni del leccese sciolti per mafia nei giorni scorsi è stata macchiata nuovamente dalla malavita. Biglietti con minacce e manifesti funebri sono stati infatti indirizzati ai commissari prefettizi e a un candidato, che ha poi deciso di ritirarsi. A questo episodio pochi giorni fa se ne è aggiunto un altro. Un ordigno con polvere da sparo e una lettera con minacce di morte ha raggiunto un avvocato di Morciano di Leuca che aveva segnalato in prefettura un presunto voto viziato. Dire no alla mafia significa metterci la faccia, significa sfidare la paura e scendere in strada superando colori politici, differenze di vedute e appartenenze. Nella lotta contro questo fenomeno siamo tutti dalla stessa parte e la manifestazione a cui ho partecipato ha rappresentato un bellissimo esempio, una bella pagina di civiltà di cui il Salento ha un disperato bisogno, oggi più che mai. Quando ho appreso poi dell'apertura di un fascicolo della Procura Antimafia sul clima di paura calato a Parabita, in piena campagna elettorale, ho deciso di contattare la Prefettura di Lecce. Al viceprefetto Aprea ho chiesto delucidazioni sugli spiacevoli e preoccupanti episodi che hanno spinto persino al ritiro di una candidatura. Il procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia, Guglielmo Cataldi, nelle scorse ore ha ravvisato l'ipotesi di reato di estorsione e minacce aggravate dal metodo mafioso. Questo significa che lo Stato, adesso più di prima, deve dimostrare sostegno a questa comunità. Al viceprefetto ho dato la piena disponibilità a collaborare in tal senso. Questa comunità ha diritto e voglia di rinascere. L'allarme a infiltrazioni mafiose, lo scioglimento di tre comuni per mafia, il tasso di microcriminalità in rialzo. Questi sono i tentacoli che lentamente soffocano il Salento, la mia terra, vanificando qualsiasi sforzo di rinascita. Come esponente della maggioranza che sostiene questo governo, come portavoce del Movimento 5 Stelle, che da sempre considera la lotta alla corruzione e alla mafia prioritaria, non intendo arretrare di un passo. In questa battaglia io, noi ci siamo, senza paura, consapevoli che la cultura sia l'arma più potente e che l'impegno nella società civile sia il miglior mezzo per tagliare il traguardo della legalità. Grazie. No, soltanto per comunicare il disagio che provo per un comportamento, secondo me, poco corretto del procuratore capo a Prato, Giuseppe Nicolosi. Entro nello specifico. Personalmente ero stato il 1° marzo a visitare il campo Rom a San Giorgio a Colonica, un campo Rom che aveva recato particolare disagio, Rom e Sinti, ai cittadini che abitano nella zona. Mi erano stati segnalati furti, e mi erano stati segnalati i roghi notturni, problemi, bambini che in orario scolastico stavano e giravano per i cortili delle case vicine, dei cani tenuti in condizioni non adeguate perché tenuti sempre legati senza rispettare le leggi. Quindi sono andato personalmente a verificare, facendo una diretta Facebook, e ho segnalato pubblicamente nella diretta Facebook
tutta la serie di irregolarità, di atti illeciti che vedevo, li segnalavo in diretta. I sinti hanno ben pensato di querelarmi per diffamazione e istigazione all'odio razziale, nessun problema. La procura di Prato ha deciso di indagare me invece che indagare i sinti per i reati che avevo illustrato, anche qui nessun problema, sono pronto a rispondere delle irregolarità che ho visto e stavo svolgendo quello che è il mio dovere di fare le mie verifiche sul territorio. Quello che mi imbarazza è che ero rimasto un po' col dubbio sul perché il procuratore capo avesse aperto l'inchiesta nei miei confronti e non nei Rom. Poi qualche giorno fa il procuratore capo a Prato Giuseppe Nicolosi ha partecipato in campagna elettorale insieme al sindaco di Prato a un convegno organizzato da Prato Futura, un'associazione il cui direttore era una che oggi è assessore con Prato, e quindi facendo gli elogi di Biffoni del Partito Democratico in piena campagna elettorale. E allora mi viene il dubbio se il procuratore capo di Prato è un uomo libero o se è un uomo che a questo punto è parte integrante della campagna elettorale, apre o non apre le inchieste, partecipa o non partecipa ai convegni in base al suo orientamento politico, alle sue idee politiche e non in base alla giustizia che dovrebbe difendere. Quindi sono qui in quest'aula per esprimere il mio rammarico e per chiedere formalmente il più possibile che i magistrati si astengano in campagna elettorale a partecipare a iniziative politiche. La notizia che ho ricevuto, Presidente, è quella che in Germania si è deciso di aumentare tutte le pensioni del 3,18% nella ex Germania Ovest e del 3,91% nella ex Germania Est. Questo dal 1 luglio 2019. E non è per equazione automatica, è un aumento, diciamo, straordinario, ma che messo a paragone con la situazione dell'Italia ci fa rendere conto che non è vero che non si possono aumentare le pensioni. Certo, bisogna avere l'attivo, bisogna avere una crescita, ed è quello che ho sempre detto che i pensionati si aspettano. E per questo insisto che anche in Italia si aumentino le pensioni, viva i pensionati, pensionati all'attacco. Onorevole Fattuzzo, la invito a non concludere così più i suoi interventi. Debbo segnalare, dalla lettura di un giornale di alcuni giorni fa, la lettera di una aspirante poliziotta, Debora, ragazza siciliana, che presentò domanda per entrare nella Polizia di Stato quando aveva 26 anni di età e il concorso prevedeva la possibilità di vestire la divisa della Polizia di Stato purché si fosse al di sotto dei 30 anni di età. Le lungaggini della realizzazione di questo concorso hanno fatto sì che quando finalmente è stata ammessa perché è entrata in graduatoria è stata ridotta l'età per avere questo diritto, per cui non collega deve chiudere entrare nella polizia. Mi sembra una discriminazione a motivo dell'età se per la lunghezza dei concorsi si supera l'età che nel frattempo è stata accorciata. Grazie collega. Grazie. Grazie, ha chiesto di intervenire la deputata Lorenzo. Presidente, onorevoli colleghi, oltre un mese fa in un intervento sempre in quest'aula ho denunciato il continuo dramma che colpisce l'ospedale San Francesco di Nuoro. I reparti continuano a chiudere, il personale è sottodimensionato, i pazienti sono costretti a percorrere centinaia di chilometri per avere un ricovero. Ancora oggi sono costretta nuovamente a denunciare in quest'aula la situazione dell'ospedale San Francesco, che colpisce purtroppo anche i pazienti oncologici. E di qualche settimana fa la storia di un paziente oncologico affetto da carcinoma al colon che si è rivolto all'ospedale di Nuoro per un'urgenza a seguito di esami fatti proprio durante un day hospital all'ospedale di Nuoro. Si richiede il ricovero urgente del paziente che purtroppo non può essere ricoverato all'interno dell'ospedale di Nuoro, che non permette purtroppo il ricovero del paziente. Viene prospettato, gli viene proposto un ricovero presso l'ospedale di Sorgono. Paradosso, l'ospedale di Sorgono risulta essere a vari chilometri di distanza e oggi è un ospedale che
per cui si progetta la chiusura. Dopo 9 ore di attesa, il paziente è costretto a trasferirsi con mezzi propri a 103 km di distanza presso l'ospedale di Ulbia. Questa è la vergognosa situazione in cui versa la sanità sarda e in cui versa l'ospedale di Nuoro. Presidente, sono le macerie che ci ha lasciato la vecchia giunta regionale, adesso abbiamo una nuova giunta regionale. È in quest'aula che chiedo alla Presidente Grillo, al Presidente Solinas e al nostro assessore Nieddu di intervenire immediatamente per ripristinare la situazione dell'ospedale di Nuoro. Perché credo che i tempi della politica non possano essere i tempi dei pazienti. Io penso che il tempo oggi che sono membro della Commissione Sanità, io non calcolo più il tempo con i tempi biblici della politica, io calcolo il tempo con il valore che si dà oggi a un anno, a un mese, a un giorno di vita di un malato oncologico. Grazie Presidente. Grazie signor Presidente. Tanto tuono che piove, sarebbe il caso di dire, e in questo caso non piove acqua. Un gesto vile, un attacco a tutta la comunità e alla democrazia, così lo ha definito il sindaco di Vergato Massimo Gnudi, che ha aggiunto: conosciamo i mandanti. La notte scorsa qualche delinquente ha imbrattato di letame l'opera di uno dei più importanti artisti italiani oggi viventi, Luigi Ontani. Un gesto vile rivendicato da sedicenti soldati di Cristo, e già l'accostamento m'offende. Un'opera che simboleggia il fiume Reno, il torrente Vergatello e l'Appennino, attraverso un'allegoria mirabile che Aldo Busi ha definito una pagana mitopoiesi. L'artista di Vergato è stato subito bollato come blasfemo e il senatore Pillon ha ben pensato di dire che quello era un satanasso e che avrebbe voluto al posto di quell'opera d'arte una colata di cemento. Trovato il mandante, si potrebbe dire, solo che al posto del cemento hanno utilizzato altro materiale, e Forza Nuova rinvigoriva questa polemica dicendo: rimuovetelo, è satanico. Vi rendete conto? La stessa Forza Nuova che ha come culto quello della violenza e come credo quello criminale fascista. Io penso che noi invece dovremmo avere attenzione a quello che ci vuole comunicare l'arte. In questi giorni si inaugura la Biennale di Venezia, dove Ontani è andato tante volte, e quell'arte, quella bella, quella vera, quella che cerca la verità, in realtà qualcuno la vuole negare in questo paese. Ma io, che non mi intendo né di satanisti né di esorcisti, come quel pagliaccio, e ho concluso, che è stato cacciato al grido di buffone, voglio solo dire una cosa a Pillon e ai suoi sodali: vade retro Pillon, vade retro Pillon. Onorevoli colleghi, oggi intervengo da quest'aula per esprimere la mia solidarietà ai lavoratori del Teatro Bellini di Catania, in protesta sul tetto del Teatro San Giorgi, perché senza stipendio a causa dei contratti a tempo scaduti. Ho espresso la mia solidarietà ai precari del teatro, ai quali ho voluto garantire il mio impegno e l'impegno di tutto il Movimento 5 Stelle per intervenire su questa vera e propria emergenza. In Regione Sicilia è stato presentato un disegno di legge a prima firma Gianina Ciancio che andrebbe a risolvere in maniera definitiva la questione, garantendo stabilità economica al teatro e ai suoi dipendenti. Il Teatro Bellini rischia la chiusura a causa dei tagli dei fondi operati dal governo Musumeci. Il governo della Regione Sicilia sta deridendo i lavoratori storici del Teatro Bellini, in particolare dopo che nell'ultima riunione l'assessore regionale Pappalardo aveva promesso la risoluzione del problema entro poche settimane. Invece ad oggi risulta essere tutto fermo. Spero si arrivi al più presto alla soluzione di questo problema, sicura del fatto che l'arte deve essere sempre tutelata, in particolare in uno Stato tanto storico quanto culturale come il nostro. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Solamente un ricordo rapidissimo. 7 maggio del 1976, il terremoto del nostro Friuli, 990 morti, altre scosse pesantissime l'11 ed il 15 settembre. Noi dimentichiamo con facilità, ma stamattina a Gorizia e a Nova Gorizia c'è stato un piccolo terremoto di una graduazione molto 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 meno importante, ma che ci fa ricordare che l'Orcolat è sempre in attività. Grazie. Il 12 novembre 2003, a Nassiriya, in Iraq,
un barbaro e vile attentato stroncò la vita a 19 italiani, 12 carabinieri, 5 militari dell'esercito, 2 civili. Domenica 12 maggio 2019 a Parete, in provincia di Caserta, si terrà la cerimonia di inaugurazione del monumento ai caduti di Nassiriya, a cura dell'Associazione Culturale Interforze Caduti di Nassiriya e sotto il patrocinio del Comune. Il monumento è stato realizzato interamente con i contributi dei cittadini di Parete, delle imprese operanti sul territorio e dall'impegno dei soci dell'associazione, senza nessun costo per l'amministrazione pubblica. Parteciperanno alla cerimonia il colonnello Gianfranco Paglia, decorato di medaglia d'oro a valor militare, la fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, i picchetti d'onore dell'Arma dei Carabinieri e dell'Esercito Italiano, autorità religiose, politiche e militari. La lapide sarà scoperta dai familiari di una delle vittime, Pietro Petrucci. Io avrò il privilegio di esserci e spero che tanti cittadini partecipino nel ricordo di quei caduti. Chiudo rinnovando la mia vicinanza ai familiari di ciascuno di loro e rendendo un deferente omaggio a tutti coloro i quali hanno sacrificato la vita al servizio dell'Italia e della comunità internazionale. Viva le Forze Armate, viva l'Italia. Prendo la parola purtroppo per comunicare all'Aula una drammatica notizia che stamattina ha sconvolto la mia comunità, Scordia. Un giovane ragazzo di 26 anni ha perso la vita in un tragico incidente sul luogo di lavoro. Il lavoro, una delle preoccupazioni maggiori della mia generazione, è innanzitutto un luogo di dignità e autoaffermazione. È inaccettabile che esso possa diventare anche un luogo di morte. Oggi i sogni e le speranze di un giovane coetaneo si sono spenti per sempre. Rocco, il nome della giovane vittima, aveva trovato lavoro da poco e come rappresentanti delle istituzioni non possiamo che stringerci intorno alla famiglia, ai parenti e agli amici di Rocco. Allo stesso tempo, come rappresentanti delle istituzioni, dobbiamo dare delle risposte affinché l'ancora elevato numero di morti bianche possa essere portato allo zero. Bisogna insistere sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e far rispettare rigorosamente le norme già esistenti in materia. Presidente, tragedie come queste non possono essere accettate e non devono mai più accadere. Grazie. Intervengo per segnalare un caso di cronaca riguardante l'aeroporto di Catania. È notizia degli ultimi giorni che alcune associazioni di consumatori siano intervenute per capire se siano state rispettate tutte le procedure previste per individuare la nuova governance della SAC, la società di gestione dello scalo Etneo. L'associazione ha depositato un'istanza di accesso agli atti per visionare i verbali delle sedute della giunta camerale e i documenti, compresi i curricula dei candidati, al fine di verificare se siano stati rispettati gli articoli dello statuto della SAC. In particolare, l'interesse ricade sul reale possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei nuovi membri del CDA. Poiché, secondo quanto affermano le associazioni dei consumatori, in caso di opacità, assenza di requisiti o irregolarità delle procedure, i provvedimenti di nomina verranno impugnati nelle opportune sedi al fine di ottenerne l'annullamento. Chiedo che i ministri competenti mettano in campo tutti gli strumenti utili per assicurare la massima trasparenza delle nomine nelle società di importanza strategica per la crescita strutturale del nostro Paese. Per il bene della mia città mi auguro che non ci siano stati vizi di forma nella procedura e spero che il nuovo CDA faccia il suo lavoro negli interessi della collettività. Continuerò a monitorare e a interloquire con tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo dello scalo Etneo, fondamentale per il rilancio del turismo e l'incremento dell'offerta di lavoro. Grazie. Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura, l'omertà. All'esistenza di orrendi palazzi sorti all'improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni speculative ci si abitua con pronta facilità. Si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima. Ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. Ed è per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza. Perché uomini e donne non si insinui l'abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. Queste sono parole attribuite a Peppino Impastato, probabilmente una trasposizione cinematografica, ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978.
Un omicidio passato quasi inosservato perché quel giorno l'Italia era sotto shock per il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, altro episodio tragico del nostro paese. Mi permetto di offrire questo ricordo, Presidente, anche perché oggi e domani in Foggia, il mio territorio di provenienza, è presente la Commissione Antimafia. Un segnale importante che lo Stato intende dare ad un territorio difficile ma abitato da cittadini operosi che hanno voglia di vivere, lavorare onestamente per offrire un futuro ai propri figli. Il sacrificio di Peppino Impastato e di tanti che si sono immolati nella lotta alla mafia rimanga vivo nelle nostre menti. Grazie. La notte fra il 5 e il 6 maggio del 1998 una grave tragedia sconvolse il nostro paese. Una gigantesca colata di fango devastò i comuni di Sarno, Siano, Bracigliano e Quindici, seminando distruzione e morte. 160 furono le vittime di quella sciagura. Sarno, il mio paese, pagò il tributo più alto, con 138 morti, di cui molti bambini, 8 dei quali erano alunni della mia scuola. La frazione di Episcopio fu completamente spazzata via dalla lava, che scese dalle pendici del Monte Pizzo d'Alvano. Furono giorni di intenso dolore, un dolore sordo che ancora oggi, a distanza di 21 anni, segna la vita della nostra comunità. Nel corso di quella terribile notte, interi nuclei familiari furono cancellati per sempre. Più di 400 famiglie sfollate, sopravvissuti per i quali cominciò un terribile calvario durato molti anni. A distanza di 21 anni, tante sono ancora le domande, ma una sola certezza. Quella frana di Sarno ha rappresentato un giro di boa nella lotta al dissesto idrogeologico e nell'aumento della consapevolezza, anche a livello istituzionale, della vulnerabilità del nostro territorio. Per questo, anche per onorare degnamente la memoria di chi quella notte ha perso la vita, occorre impegnarsi e rafforzare la nostra attenzione verso la salvaguardia e la tutela dei nostri territori, investendo energie e risorse per garantire la messa in sicurezza di tutto il nostro Paese, al fine di tutelare la pubblica incolumità attraverso misure di protezione civile che tengono conto anche dei mutamenti climatici. E occorre un'azione di completamento delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e un costante monitoraggio su tutto il nostro territorio. Ho concluso, fragile e vulnerabile. Tutti noi abbiamo il dovere di non dimenticare, di mantenere costantemente viva la memoria di quella tragedia, tramandando alle nuove generazioni il ricordo di quel triste periodo della nostra storia, affinché in futuro si possa evitare che fenomeni atmosferici, ancorché eccezionali, possano tramutarsi in spaventose catastrofi. Solo così possiamo evitare che quanto accadde in quella tragica notte a Sarno accada ancora.